Una primula per la vita, un fiore per contribuire e aiutare le iniziative dell'associazione Centro Aiuto alla Vita. Adozioni prenatali a distanza, servizi di babysitting per mamme in difficoltà a conciliare lavoro e cura del proprio bambino. Una primula per la vita, ovvero una primula per che cosa? Dunque, una primula per la vita è una primula per aiutare veramente la vita, nel senso che noi aiutiamo mamme in difficoltà con la gravidanza, ma anche famiglie che sono in difficoltà nella cura dei propri bambini, dei bambini piccoli. Quindi noi facciamo il possibile per dare una mano a chi ha ruoli genitoriali, responsabilità genitoriali e attraverso un momento di crisi. Noi cerchiamo di essere vicini a queste famiglie, ce la mettiamo tutti. Ecco, la scelta della giornata di oggi è una scelta non casuale, oggi è la giornata per la vita. Infatti è la nostra giornata, la giornata in cui noi ci mobilitiamo per sensibilizzare e anche per raccogliere fondi, perché poi la solidarietà ha bisogno di fondi. Non possiamo sostenere le famiglie se non abbiamo, insomma, la materia prima, il denaro per poter dare loro dei sussidi, per cercare di aiutarle veramente. La giornata di oggi non è l'unica giornata in cui siete impegnati qui in piazza, alle Cicogne, alle Maioliche. Quando vi potranno ritrovare le persone? Anche domani, noi siamo qui domani in piazza per tutta la giornata, ma soprattutto domani sarà la grande giornata delle parrocchie. Tutte le parrocchie della diocesi coralmente allestiscono banchetti e vendono primule. In tutte le parrocchie della diocesi, ripeto, negli orari delle funzioni, all'uscita della messa, all'entrata della messa, quindi domani è proprio la giornata della diocesi. Perché è importante comprare una primula? È importante perché noi ci sosteniamo con questi fiori, oltre che con i contributi, anche oltre che con le offerte di privati o anche di altre associazioni. Noi abbiamo un contributo piccolo dalla parte del pubblico. Mi riferisco a un contributo di 3.500 euro all'anno dall'ASP e dal Centro per le Famiglie. Un importante contributo a cui bisogna aggiungere il 5 per 1.000 che vi destinano gli italiani nella deduzione fiscale. Infatti noi abbiamo, l'anno scorso abbiamo avuto l'erogazione del 5 per 1.000 relativa all'anno 2009 per 4.079 euro. Anche questo si aggiunge al contributo di cui parlavo prima. Ecco, tutto il resto, ripeto, viene dalla beneficenza e dal senso di solidarietà che i cittadini faentini hanno. Faenza è una città solidale, almeno per l'aiuto alla vita, per le famiglie con i bambini piccoli, perché i bambini sono il nostro futuro. E non potremo aiutare le nostre 300 famiglie che si rivolgono a noi, ma non sono sempre quelle, è una media quella che le sto dicendo, se non avessimo questo autofinanziamento. Infatti in 2 giorni, noi l'anno scorso, abbiamo raccolto quasi 21.000 euro. Lei capisce che questo per noi è ossigeno per poter andare avanti. E io colgo l'occasione per ringraziare la cittadinanza, perché senza di loro non si potrebbe far niente, i cittadini, le associazioni e le persone che comprano la primula. Grazie. Federico Lega, per Faenza Web TV.